Alcuni. Alcuni amici mi hanno consigliato di fare un breve video di presentazione di Nuddu, questo romanzo noir con anche alcune tinte thriller in alcuni suoi passaggi. In qualche modo il secondo episodio di una serie ispirata a questo protagonista, Francesco Felice, questo cronista eternamente combattuto fra personale e impegno professionale, fra fantasmi del passato e tentativi di comprendere i sistemi di potere occulti di questo paese. E quindi dedico qualche parola al romanzo che è stato scritto alcuni anni fa e poi ripreso recentemente, riaggiustato, rinnovato, ripulito in qualche maniera. È un romanzo che si svolge in un ambiente ben preciso, che è la ex periferia romana, cioè quelle aree che sono diventate semicentro, aree popolari della capitale che con il tempo e con l'espansione della città sono diventate aree semicentrali, quindi a ridosso del centro storico della capitale. Ma la cosa interessante è che ho cercato di ritrovare anche in termini di scrittura la lingua, il dialetto romano, non il coattese, quanto invece il vecchio romano, che è molto più morbido e anche molto più espressivo del romano più conosciuto degli ultimi anni, che è un po' nel mio DNA, nonostante le mie origini biologiche siano ferraresi, in realtà sono cresciuto in uno di questi quartieri, quindi ho avuto la possibilità di fare un minimo di ricerca dentro sia il mio bagaglio linguistico, ma soprattutto nella mia memoria di quei luoghi. Ed è un romanzo che analizza il rapporto che c'è fra un cronista d'inchiesta e le sue fonti, in particolare quelle fonti, chiamiamole così, degli apparati, cioè il rapporto che c'è con la polizia, con gli investigatori, con la politica in piccola parte, ma soprattutto con la magistratura. Ed è una storia ispirata a numerosi casi di cronaca, in termini di ambiente o in termini di alcuni dettagli che si possono anche rintracciare su casi di cronaca, spesso non conosciuti dal grosso pubblico, ma quindi ha una sua plausibilità in termini di dinamica di eventi, e anche su un'analisi in qualche maniera spietata di quello che è stata invece la mia generazione, cioè crescere a Roma in quegli anni. Io ormai ho superato abbondantemente i 50, quindi fra la fine degli anni 70 e gli anni 80, com'erano le famiglie, com'erano i quartieri, com'era anche la voglia, l'impegno che c'era a quell'epoca di cambiare le cose e di non arrendersi a determinati passaggi. Comunque il libro ha un suo ritmo narrativo non saggistico assolutamente e mette a nudo anche la conflittualità di chi ha la mia età e chi ha fatto pubblicistica per più di 20 anni, anzi quasi più di 30 anni, come è successo a me, con anche uno sguardo sulle dinamiche che sono più attuali
com'è costruita l'informazione. Quindi ci sono più piani narrativi che utilizzo durante il libro anche per riuscire a giocare in termini di ritmo all'interno del libro e poi, non, essendo un giallo, essendo un thriller, non entro nel dettaglio della vicenda, ma comunque è un libro che non ha un lieto fine, se non forse quello di accettare che non si è più a 30 anni fa, che non si è più quei ragazzi che eravamo, non si è più quelle persone che mangiavano a pranzo, a cena, la politica, l'impegno, un sogno che era quello di cambiare la società e questo paese.